rimettono insieme gli oggetti dei loro cari che non ci sono più, riallineano le scarpe, un foulard, una bandiera turca. È uno strazio la processione dei parenti delle vittime sulla riva di Cutro. Disperati cercano le ultime tracce di vita di chi non ce l'ha fatta, prima che il mare, oltre ai corpi, finisca per inghiottire anche quelle. Alle onde i soccorritori sono riusciti a strappare un altro corpo senza vita. Era già all'imbrunire di ieri quando hanno ritrovato il cadavere numero 68. Ma stamattina sono riprese le ricerche con i sommozzatori pronti a scandagliare i fondali. Questo ragazzo pakistano cerca suo cugino, è tra i vivi ma non sono riusciti ancora a parlarsi. Ho chiamato loro, poi stamattina è venuto qua per vedere, è venuto poi pregare, diciamo. Sul fronte indagini è aperto un secondo fascicolo d'inchiesta, 5 ore è l'arco di tempo su cui si concentrano gli inquirenti. Cosa è accaduto dal dispaccio delle 23 di sabato, in cui l'aereo Frontex avvista un barchino in buone condizioni di galleggiabilità, fino alla sciagura avvenuta alle 4, alba di domenica? La procura vuole vedere chiaro se ci siano reati commessi nei soccorsi, chieste perciò le relazioni sia alla Guardia Costiera che alla Guardia di Finanza. In particolare si vaglia lo scambio di informazioni pubblicato da alcuni organi di stampa avvenuto fra le 3 e le 4 di notte, scambio dal quale emergerebbe che a quell'ora nessuna delle due autorità fosse riuscita a individuare il barchino. Ieri ad assicurare vicinanza ai superstiti è arrivato il Presidente della Repubblica, che ha ascoltato le loro richieste di giustizia. Signor Presidente, non ci abbandonate, non abbandonate questa terra meravigliosa. Grazie, buon lavoro. Allora, innanzitutto ci sono delle responsabilità che andranno accertate anche velocemente, perché ci sono decine di familiari che aspettano giustizia per quello che è accaduto a Cutro, una tragedia che si ripete ormai da troppi anni a partire da Lampedusa, ma non sono state le uniche purtroppo. È chiaro che responsabilità saranno probabilmente multiple, ma ci dicono anche un'altra cosa, che c'è bisogno sempre di più di un dispositivo di ricerca e soccorso in mare. Oggi le ONG, che qualcuno non vorrebbe più nel Mediterraneo, svolgono un ruolo straordinario. Forse è arrivata l'ora di tornare a quella bella esperienza di Mare Nostrum, dove la responsabilità di salvare quelle vite non è in capo a chi o a persone di buona volontà, ma alle istituzioni. Quindi la richiesta all'Europa e all'Italia di attivare un dispositivo di questo tipo, anche questa è urgente, e speriamo nelle prossime settimane di avere qualche segnale in tal senso.